Nasce Unipol Sai, nuovo gruppo assicurativo italiano frutto della fusione a 4 tra Unipol, Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni. Dopo la fusione, Unipol deterrà il 61% del nuovo gruppo. Gli azionisti di Fondiaria Sai conteranno per il 27,45%, i soci della Milano Assicurazioni per il 10,7% e infine agli azionisti di Premafin spetterà una quota dello 0,85%. La fusione assegna a Fondiaria Sai il ruolo di incorporante, dunque tutti gli azionisti, quelli di Premafin, quelli di Unipol e i soci della Milano Assicurazioni, scambieranno i loro titoli con quelli di Fondiaria Sai. Infine il nuovo gruppo prenderà il nome di Unipol Sai. Per scambiare le proprie azioni con quelle dei nuovi soci, Fonsai dovrà emettere nuovi titoli, in particolare 1 miliardo 632 milioni di azioni ordinarie e oltre 55 milioni di azioni risparmio di categoria B. Ma vediamo in concreto come funzionerà il concambio. I rapporti fissati prevedono che ogni azione Premafin verrà scambiata con 0,05 nuove azioni Fondiaria Sai. Passando agli azionisti di Unipol, ogni titolo della compagnia bolognese verrà scambiato con 1,497 nuovi titoli Fonsai, circa un'azione e mezza. Ancora, ogni azione ordinaria della Milano Assicurazioni verrà scambiata con 0,339 nuove azioni Fonsai. Dunque, arrotondando per difetto, 3 azioni ordinarie in Milano Assicurazioni equivarranno a qualcosa di più di una nuova azione Fonsai. Infine, ogni azione di risparmio della Milano Assicurazioni potrà essere scambiata con 0,549 azioni di risparmio di categoria B di Fonsai. Qui di seguito la tabella dei concambi. Nel caso però dei titoli di risparmio di Milano Assicurazione, quelli in russo, lo scambio non sarà automatico. Per la fusione con gli altri 3 gruppi è necessario ottenere l'ok dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio della Milano Assicurazioni. A questi soci infatti verranno offerte azioni di risparmio di categoria B di Fonsai, il cui privilegio è subordinato a quelli delle azioni di risparmio di categoria A. Oltre a fissare rapporti di concambio, i CDA congiunti hanno presentato anche gli obiettivi del nuovo piano industriale. Dalla fusione nascerà un gruppo di 14 milioni di clienti e la maggiore rete agenti in Italia. Al 2015 il gruppo punta a sinergie per 350 milioni di euro, premi danni per 8,9 miliardi, premi vita per 6,7 miliardi e un utile netto consolidato a 814 milioni, con un margine di solvibilità al 180%.